Si inserisce lo spagnolo, prova a calciare, Lomond mette una mano in calcio d'angolo, la quarta di Marquez. Camucci prova a passare, nella di rigore, lo scambio con Borriello che si gira con il destro, la palla non potente a fil di palo. La palla è per Totti, destro potente di Totti, la palla si abbassa ma non a sufficienza, alta sulla traversa di Miranda. Da Lucarelli a puntare Sisigno, di forza Lucarelli fino in fondo, tocca il pallone, Gobbi lo mette in mezzo, Marquez a 5 metri dall'1-0, ma spara alto. Sisigno batte l'angolo verso Mexes che va in rovesciata, la deviazione di Vagliani. Cassetti, Sisigno 1-2 che funziona, Cassetti nella rigore la mette, passa per Borriello che finisce giù, non c'è nulla però. Gemari la mette dentro del Crespo che arriva con un pizzico di ritardo, eppure un fuori gioco all'appuntamento con l'1-0. La Batista passa su Antonelli, 5 contro 2, opportunità clamorosa per la Roma. Batista aspetta compagni, c'è Okaka da solo, Batista aspetta Simplicio e sbaglia il colpo, c'era Okaka solo nell'area di rigore. Finisce 0-0 la sfida fra Parma e Roma.